Massimo. Non è solito al Gino, anche c'è Gino. È perso. No, no, è qua. No, ma è... È storica, oh che bella. Aspetta, aspetta, aspetta. No, Max, dai, che ci ha appena detto di entrare. Gino! Scusa. Max. Andiamo tutti. Sì, io l'ho preso quest'anno. No, no. Ora magari torniamo su a quella. Però noi vi vogliamo qui sul palco, con le vostre bici. Ecco, ecco, vi facciamo un bel applauso. Arrivano davvero da un sacco di parti. E intanto che loro arrivano, io vi presento una Aloisi Tosolini, che è il nostro coordinatore della rete. Facciamo che ne salgano 6 di biciclette. Ma no, 6, quali salire, quelli che c'entrano, dai. Aloisi, non fare il parsimonioso. Vediamo, vogliamo vederli in faccia. No, i ciclisti tutti, no, i ciclisti un po' meno, ma guarda che bravi, se ne portano anche in spalla. Va bene, c'è anche gente, ci sono persone tutte senza biciclette, giustamente. Esatto, le abbiamo lasciate fuori. Da dove venite? Andiamo vicino a Brescia. Da Brescia. Da Brescia. Tutti da Brescia? Sì. Parlo io. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Grazie un signor applauso. Esatto. Scusiamo, dobbiamo consumare meno, dobbiamo avere il coraggio di guardarci negli occhi e dire il nostro consumare soprattutto materiale prodotti dalla fonte fossile non rinnovabili, tipo il famoso petrolio, sta causando, oltre che cambiamenti climatici, sta causando anche quell'altra cosa per cui molto probabilmente voi siete qua, cioè una valanga di conflitti. E i cambiamenti climatici, oltre a creare il dato che vi stavo spiegando poco fa, farò credo per vi lascio, sta anche creando esiti in asta, perché ci sono tantissime aree che si desertificano. Se sommassimo i problemi che stiamo creando con i nostri consumi, ovvero sia scopi di guerra voluti apposta per il controllo dei giacimenti e di materie prime, di più se pensassimo a tutti i problemi dei cambiamenti climatici che sono, insomma, sommando tutto questo vi renderete conto che abbiamo una bella fetta di responsabilità per quello che sta accadendo. Grazie. Adesso devono riprendere il loro cammino perché vogliono concludere comunque oggi il loro viaggio ad Assisi e poi domani mattina si ricongiungeranno con noi e saranno alla testa della marcia ai giardini del frontone. Volete aggiungere ancora una cosa? Un'ultimissima battuta, la prossima marcia anche voi dici? Chi di voi va in bici? Sulle mani, vedere, un po' pochini, di sopra ce ne parecchi, Daniele Mazzini, a fine resto, siamo andati a Perugia, appunto. È stato un viaggio impegnativo, è stato un viaggio lungo, che ci ha fatto scoprire che l'Italia manca, che ci siamo in piena vita d'arte, a questo scopo. L'Italia è piccola, in bicicletta si può percorrere. È stato veramente... Ho fatto la mia sentenza.